Tanti auguri, papà. Happy 60th. We got Joya here too. Doesn't know really what's going on. But we just wanted to say happy birthday. We had a great time with you in Mexico. So much fun. We put together this little video just to bring all the people that couldn't be here to celebrate tonight and just bring some of their voices to tonight to make it extra special. Just so that you remember how many people you've impacted in your 60 years of life here on Earth. And you know, you often say you only have 6 more left, so I guess you really got to make the best of it. But anyway, I guess I have to follow the same format that I gave other people and share a memory, unless you have one you want to share. I'll share the memory of when we first all met at that little brunch spot, and you and Marco had so much energy and life, and I just remembered, wow, these guys, these stocky men that are so vibrant and fun and have all this excitement of life and adventure. And it just always, I feel like you're a person that just leaves a mark on people's hearts, and you're a person, you're a person that every time you get in conversation with someone, and I notice this even when we travel together and we're in different cities together, you're always wanting to talk to people. You're always wanting to be surrounded by community, and it could be the person taking out the trash where you just want to know them. You want to know their hearts and their what they're about and what their story is. And I think that's what makes you such a unique person here on Earth. And that's what God created you to be, is that person here on Earth to touch other people's lives and to ministry to them, Christ. So I'm just grateful that to call you my father-in-law, someone that I can look up to, that helps me and keeps me inspired to talk to that person, say hello to that person. And I'm just grateful for those characteristics that God's giving you and the image he's making you into Jesus. And it's really, really inspiring. So thank you. And thank you for all you do for our family and for our friends and loved ones. And we love you. And this is such a great year. And I know you think you're getting old, but it just keeps getting better. And you are someone that's very wise already. And you can continue to use that wisdom for others. And 60 doesn't mean anything. You're just getting younger. So we love you. Joya loves you. She's just saying happy birthday. Say happy birthday, Joy. Happy birthday. It's too many memories to choose from. Yes. So, you know, they all revolve around some form of adventure. And you've been great at always making sure that there's been plenty of adventure to be had. Right, Joya? Yeah. And I'm just glad that you bestowed that upon me, even though it drives my wife crazy. But I think for me, you know, to reflect on just one best memory is difficult, but there's just a general just feeling over the years, especially my younger years. You know, as much as spearfishing is a hobby for us, you call it a disease because, you know, we want to do it so often. But just the image of you always protecting me and looking out for me and making sure that I'm safe. And we've had plenty of close calls, too many stories to tell on that front. But just the image of, you know, when I was 4 or 5 or however old I was, and you know, we're stranded in Mexico. It wasn't supposed to be an overnight trip on the 16-foot boat, but it turned out to be an overnight trip just because we couldn't find land anymore. It was dark, it was foggy, and, you know, we slept on top of the cooler, and, you know, you wrapped your arms around me and held on to me and, you know, kept me warm, and that just gave me such a beautiful image of... You also gave me this crying problem. It's just such a beautiful, strong image of, you know, our Heavenly Father as well. So you've done just such an incredible job of demonstrating that to me in a tangible way. Mm-hmm. All right, we love you, bye. Peppo, come si fa a definire Peppo? Peppo è veramente un tipo unico. Tutti noi siamo unici, io sono uno di quelli che lo dice. Ogni essere umano è
unico e speciale, però Peppo è particolarmente unico. Lo definirei come un gigante dal cuore buono, un uomo veramente innamorato di Dio, un ottimo comunicatore, un uomo pieno di humor, un multi-talented man. Io sono veramente fiero di averlo conosciuto, sono onorato di poter essere considerato un suo amico e sono veramente un amico suo. Io so che anche Peppo mi considera tale e questo è un dono di Dio. E io voglio augurare a Peppo altri 60 anni. 120 anni sarà la vita dell'uomo. Ovviamente scherzo perché non siamo più in quel tempo, al tempo di Mosè, però io spero che Peppo abbia ancora tanta tanta vita perché lui ha tantissime cose belle da dare agli altri, ha un grande deposito spirituale e sono felice soprattutto che Peppo abbia cominciato a fare lo youtuber e l'influencer attraverso i social perché è un dono che Dio gli ha dato e io personalmente lo apprezzo molto. Ciao Peppo, ancora una volta tanti tanti auguri, ti voglio bene, sei un amico prezioso, Dio ti benedica. Ciao Peppo, tanti auguri di buon compleanno. Devo lasciare due righe, voglio parlare di te, di quello che più mi resta impresso pensando alla tua persona. E posso dire innanzitutto che chi ti ha conosciuto non può fare a meno di notare e apprezzare la tua carica ed energia. Sei praticamente inesauribile, la tua giornata dovrebbe essere minimo di 48 ore. E un'altra cosa che volevo dire su di te è che il tuo carisma e la facilità con cui riesci a fare amicizia e a creare feeling anche con le persone che vedi per la prima volta è un'altra delle tue grandi qualità. E una cosa che abbiamo in comune però io e te è la passione per i dolci, soprattutto la nostra golosità per il cioccolato. E niente, e poi un'altra cosa in comune è l'amore per il nostro Signore Dio, ma anche per il burraco, dove mi dispiace per te, ma non riesci proprio a battermi. Niente, ci manchi e un abbraccio, a presto e tanti, 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 tanti auguri. Caratteristiche di te che ho avuto modo di conoscere. Una è, la riassumo con una quote che dice "Die before you quit". Una cosa che ho sempre ammirato e apprezzato di te è proprio questa cosa che non importa la circostanza, si va avanti. L'obiettivo è quello e quindi si persegue quell'obiettivo, l'unico ostacolo rimane Gesù. Credo che ti fermi solo in quel caso, ecco. Adesso non so se in questi anni le cose siano cambiate, però è una cosa da apprezzare, la determinazione. Secondo punto è la libertà che hai in Gesù, cioè di essere te stesso, probabilmente, non lo so se dipende dall'esperienza, non lo so, lo scoprirò strada facendo, se Dio me ne darà la possibilità. Non vergognarti, non farti problemi su chi sei veramente, come se c'è proprio questa libertà in Cristo priva di magheggi. Sei proprio così, così come ti vediamo, tu sei, cioè se devi dire una cosa la dici e parole non ce ne vogliono, si dice da noi. E la terza cosa, last but not least, è una cosa che ho sempre apprezzato e ho visto nel mio piccolo in pochissime persone, anche a distanza, è lo Spirito Santo che ti compunge, ossia quando ti commuovi parlando di Gesù e di quello che Dio fa nella vita delle persone, ma anche quello che Dio è. E questa è una cosa che hanno poche persone, ed è un dono, forse la cosa più grande che tu possa possedere, possa avere. Trasmesso a una potenza straordinaria, quindi è una cosa che io ti auguro di continuare ad avere per altri 60 anni finché Dio ti darà di essere qui, anche se lo so che probabilmente te ne andresti volentieri alle Bahamas con Gesù, ma abbiamo ancora bisogno di te, quindi sono certa che Dio continuerà ad usarti in modo straordinario. Un abbraccione a te e alla tua famiglia. Ciao e ancora auguri.
Buon compleanno, Peppo! Oggi è il tuo 60° compleanno e mi dispiace non essere presente, però ci tenevo a farti i miei migliori auguri. Che dire, sei stata una delle persone più importanti nella mia vita, e l'hai cambiata in meglio perché hai fatto sì che la parola del Signore entrasse nella mia vita e la cambiasse in maniera determinante. Quindi quello che ti auguro, che per me è la cosa più bella che ti possa augurare, è che tu continui a cambiare altre vite in meglio, come hai cambiato la mia. Io ti auguro che la tua vita continui così, con la tua potenza, la tua carica che trasmetti ai giovani, la carica che hai trasmesso a me negli incontri, quando ci siamo conosciuti sin dalla prima volta, ci siamo conosciuti tramite web e ci risiamo qui tramite web a farti gli auguri del tuo 60°. Ti auguro che continua la tua missione, quella di evangelizzare, di portare più persone possibili a Lui. E con questo ti auguro tutto. Ancora auguri, ci vediamo presto. Ciao Peppo! Ciao! Ciao Peppo, tanti auguri di compleanno. 60°, complimenti. ci mancate tantissimo, ma veramente tanto, ci mancate voi, ci manca la Green Room, tornate presto. Volevamo cogliere l'occasione di questo video del tuo compleanno di 60°, per ringraziarti di tutti i momenti belli passati insieme, di tutti i consigli belli che ci hai dato, quindi cogliamo l'occasione per ringraziarti. Grazie mille, ancora auguri, ciao! Ho conosciuto il mio amico Peppo diversi anni fa oramai, e ci siamo conosciuti in online per motivi di business, quando lui si occupava di alta finanza e io ero venuto in contatto con lui facendo delle ricerche, e così avevamo iniziato uno scambio di email parlando di hedge funds e finanza e investimenti eccetera. A un certo punto lui, che era in America, mi dice: io sto venendo in Italia, farebbe piacere incontrarla e parlarne direttamente di questi argomenti. Così fisso un appuntamento con questa persona che non conoscevo e ci troviamo a Ponte Milvio, nel cuore di Roma, vicino al mio quartiere, dove conoscevo un po' di persone, insomma. All'ora di pranzo gli do un appuntamento lì e mi metto al tavolo e lo aspetto. A un certo punto vedo arrivare un armadio di uomo, questo cappellone all'americana, un giaccone lungo fino ai piedi, gli stivali, e gli mancava il sigaro ed era tale quale a Steve McQueen. Si siede accanto a me, ci presentiamo, io rimango un attimo perplesso, però insomma comincio a parlare, vedo che è molto professionale, eccetera, eccetera, però improvvisamente mi switcha il discorso e lo porta su un altro piano. Dice: però in realtà non è questo di cui dobbiamo parlare noi dobbiamo parlare di cose molto più importanti. Di cosa dobbiamo parlare? Noi dobbiamo parlare della salvezza che c'è da Gesù. Rimango un attimo perplesso, comincio a guardarmi intorno, dice: ma sarò su Scherzi a parte o qualcosa del genere? Però non era su Scherzi a parte, ero sul sulla salvezza, ed era veramente la mia salvezza, perché da quel momento io ho intrapreso un percorso, grazie a Peppo, che ha cambiato completamente la mia vita, e di questo posso solo ringraziarlo, di non avermi parlato di finanza, ma di avermi parlato di Gesù Cristo. Allora, grazie Peppo. Ciao grande Peppo, buon compleanno. Spero che continui così, il Signore ti benedici sempre, a te e la tua famiglia. E ti voglio bene, mi manchi anche tanto, però non esageriamo. Un grande abbraccio a te e a tutti. Grazie. Auguroni Peppo, happy birthday. Oggi è un giorno solenne, hai fatto i 60°.
comunque ti riporti benissimo, sei bello, sei forte, sei in gamba. Non ho molte storie da raccontare perché la nostra amicizia è giovane, comunque mi riservirò per il prossimo compleanno, i 70 anni, when there is more time to that I can tell a few stories about you. Okay, so have a great birthday and we see you when we come back to Chattanooga and we can toss it together. Bye, auguri. I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. Come on and strip it. Ciao, Peppo. Happy birthday from the Catanios. And we are so glad, appreciate all that we have shared in the last decade. And we are praying for you for an amazing next decade. So we're really happy that you've joined the ranks of the 60-year-olds. And I wanted to think back to a couple of funny incidents that we have shared. So maybe one that comes to mind is the first time that we co-labored with you and Jane when we came to Rome. And we showed up at your house, sweetly invited. And I remember you guys thinking, where on earth are you actually staying in Rome? And when you found out where it was like kind of a sketch neighborhood with a lot of graffiti. You guys were so gracious. And I remember we stayed at your house, snuggled up, a whole bunch of us on your couch. Incredible dinner, of course. Thank you, Jane. And we caught the last metro home. It was probably 11 o'clock at night. There weren't very many metros after that. And I remember walking through the metro station downtown Rome thinking, uh-oh, the doors are shutting. And yes, I think we got the very last metro home to our extremely ghetto place wherever we were staying. So that was the first of many delightful times that we stayed with you guys and collaborated with you guys. So incredible fun memories of you guys in Manfredonia. And one of my favorites is when Paul was with me too, Mark Andriani, and we were doing some kind of a scavenger hunt. And I remember looking at you thinking, dang, you would have made a great Caesar. So on that note, I'm gonna say, happy birthday, joyeux anniversaire, you're gonna get that, auguri. And much love to you and your family. Enjoy your 60th. Much love to you guys all. Bye. Beppo. You're 60 years old. I can't believe it. You don't look a day over 65. Happy birthday, brother. Hope you have a great day. Hope you're well. Blessing. Bye. Beppo. Happy 60th birthday. We are so excited that you and Jane are here in Chattanooga. We're sorry we're unable to be with you on this momentous occasion, but we want you to know how much we love you and appreciate you. Appreciate your heart. Know how much you love Jesus and how attached you are to the mission that you feel called to. But again, we are here for you every step of the way and just thankful that you are part of our lives. Peppo, what a great friend you've been. How good you've been to us, and how much fun it's been to be in friendship with you. We're grateful for you and Jane and all that you do and how you pour yourselves into everything that you do. 60 years old, man. That's amazing. It's the best. It's the best. Enjoy it. Welcome to the 60s. As tenuous as these times seem and crazy, 60 is a lot more fun than it. The great thing about 60 is you get to say whatever you think, although that's really never been a problem for you. but seriously, welcome to the club. We're so glad that you're here in Chattanooga. We wish we could be with you. But we will make up for not being with you this day by taking you and Jane out very soon. So again, sorry we can't be with you. Happy birthday. Love ya. Peppo, tanti auguri, happy birthday. Che posso dire a un gigante come te? You are a giant among men.
I pray that the Lord would continue to infuse His power, His love, His guiding, His protection, His provision upon you. We love you. We love that we have been able to travel along this journey alongside to watch you, grow. And this race is not over. As you know, we want to finish the race strong. We want to finish it with all power, all confidence in the Lord. And I wanted to bless you and wish you a happy birthday. We look forward to being together again as travels begin to open up. We are hopeful that the community and the body of Christ would reunite. In the meantime, receive this as a gesture of our affection towards you and a celebration of who you are as a child of God, a man of God, and a blessing to many. So receive this in love and affection. We love you in Jesus' name. Happy birthday. Hey, Peppo. Happy 60th birthday, my friend. I wanted to send you this video to thank you for the friend that you are and how much I appreciate our Wednesday mornings together and our time of prayer. And I'm proud of you. I know you've struggled through a lot of things with your health, and I want to congratulate you on 60 years, and I'm looking forward to another 40 years of friendship with you, so you better get that ticker taken care of, and we've got a lot of Wednesday morning jets to do, so I'm anxious to see what God has in store for you, and I just can't thank you enough for your friendship, and I love you, and I'm considered a privilege to be your friend. Love you, my friend. Talk to you later. What we really love about Peppo. Are we singing happy birthday? Well, we could do that. Why should we do that? All right. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Peppo Biscarini. Happy birthday. Biscarini. He's got a big personality. We'd like to rhyme it with something else, but it wouldn't be righteous. Hayden likes to swim. Oh, hey, talk to him about the time you went boogie boarding in the ocean with him. Oh, yeah, that was fun. Well, biggest waves I ever got caught by. Did you think you were going to die? Peppo make you feel like you weren't gonna die? Yeah, he does that. He's built for the ocean. Well, let's see, what do I have? Yeah, he's drugged me out in the ocean a few times. Sorry about the thumbs. Peppo! Hey, Peppo! Brothers. We're competitive. We like to hang out. We love to watch movies together. We apparently should spend more time together. Man, some great snorkeling. Snorkeling around down there in La Jolla. Hunting big fish, I guess. Peppo da Conte. Woo! All right, we're gonna send the video. Happy 60th birthday, Peppo. We love you. Yes, we do. We wish you a great year. You have a great family and a great country, and we are praying and expecting Trump to win by a landslide. God bless us all, our families, and America. Ciao, fratellone. Tanti, tanti auguri. Buon compleanno. Questa volta sono 60.
cifra tonda che ti porta a pensare e a fare un po' di bilanci. Io penso che a te tutto sommato sia andato molto molto bene. Hai una bellissima famiglia, due figli stupendi e soprattutto bravi, una nipotina che mi fa morire, è troppo carina. Hai girato mezzo mondo? No, per la verità hai girato tutto il mondo, sia sopra che sott'acqua, quindi puoi essere soddisfatto. Sei pieno di amici, ti è andata bene. Poi ti sei portato anche avanti per l'aldilà, quindi anche da quel lato sei a posto. Per cui ti faccio tanti tanti auguri e festeggia soddisfatto. Un bacione, ciao. Di ricordi ne ho proprio tanti. Cominciando da quando ti arrampicavi mani e piedi sugli stipiti delle porte. E poi aspettavi che passassi io per saltarmi addosso. Però uno significativo... avrei avuto circa 3 anni e eravamo andati tutti quanti a fare un picnic in riva al mare. La mamma aveva preparato la sua solita torta di riso salato. E mangiavamo con le forchette di metallo, perché a quei tempi quelle di plastica per fortuna non le avevano ancora inventate. Naturalmente tu non stavi seduto fermo con noi, ma girellavi. C'erano lì vicino degli scoglietti e sei partito con la fetta di torta in mano e sei tornato e nella forchetta avevi infilzato un pesce. E da lì i pesci non hanno avuto più pace con te. Bacioni, ciao! Tanti auguri, papà. Cannot believe you are 60. That's crazy. You still have the heart and the spirit of a 20-year-old, probably more so than mine. You have way more energy still to this day. I just wanted to say that I appreciate everything you have done for me and that still do for me, and just that you're always my number one supporter and you're always there. For me and just for anyone really, you're always there to help and encourage and give advice, and I love you so much, and I couldn't have had a better dad and a better supporter and a better mentor, and just you encompass it all. Even though we've had our ups and downs, I just love you a lot, and I hope you have an amazing 60th today with friends and everyone tonight. I love you. Happy birthday. Happy 60th birthday, husband of my youth, love of my life. Well, I've known you 35 of the 60 years, and it's been a wild ride. You are amazing. When I met you, you were an actor, model, businessman, importer of Italian shoes, and I was your first rep. Remember that? And we've had 2 wonderful children together, and now a granddaughter. It was amazing. And you are just a man of amazing character and traits. First of all, you love God, and you've brought so many people to the love of God and to salvation, and you are an amazing athlete, an extremist in adventure, a world traveler, a lover of people, and people love you. To know you is to love you, and I love you. So happy, happy, happy 60th birthday. Tanti auguri.